Amen, amen. Facciamo un applauso a Gesù. La cosa meravigliosa che nonostante tutto lui è sempre pronto a dimostrare il suo amore. Lui è sempre pronto a dimostrare chi lui è. Amen. Prendete posto. Accomodatevi. Rilassatevi. Benvenuti, buonasera a tutti. Vogliamo fare un applauso a una nostra sorella, si chiama Dora. Gli diamo il benvenuto fra di noi. Davvero una felicità vederti, sentiti a casa. Questa è casa tua. Quello che tu desideri fare, fallo in piena libertà. È la casa di Dio e nella casa di Dio ci sono i suoi figli che vivono in piena libertà, perché lui c'è l'amore. Quindi benvenuta. È bello vederti. E conosco anche personalmente il tuo cuore, che è meraviglioso. Lo posso testimoniare di persona. Il suo cuore per il Signore è meraviglioso. Gloria a Dio per quello che la sorella continua a fare per l'opera del Signore. Detto questo, di alla persona accanto a te: rilassati, perché oggi è mieloso. Il Signore ha messo nel mio cuore un culto mieloso, dolcissimo. Perché parleremo del suo amore. Non è un caso che gli eventi che stiamo facendo oggi e domani si intitolano Dolce Amore. Dolce Amore per due motivi. Amore perché noi vogliamo, come dire, esaltare più di ogni altro giorno quello che è il nostro amore. Perché la festa dell'amore è la festa di Dio. Dio è amore. Amen. Dolce perché c'è un banco di dolci per chi non è a dieta. C'era un banco di dolci per chi non è a dieta. E ad organizzare questo evento sono stati proprio gli Young Warriors, il gruppo giovani, che si sono impegnati. Tutti hanno fatto qualcosa. Li vogliamo fare un applauso a questi ragazzi? Bravi, bravi. Tutti hanno preparato qualcosa di dolce, ma con amore, per voi. Bene, dobbiamo conoscere questo amore. Molti lo conoscono, alcuni ne hanno sentito parlare, altri lo conoscono in parte, altri lo conoscono di più. Tutti noi lo conosciamo, ma quello che vogliamo dire stasera: non ci basta mai conoscere l'amore di Dio. Non abbiamo mai, non vogliamo mettere limiti. C'è qualcuno che vuole mettere limiti all'amore di Dio? No. Ne vogliamo sapere di più e vogliamo conoscere più a fondo questo amore, partendo dal verso dei versi, uno dei versi che, diciamo, è proprio il riassunto di quello che è l'amore di Dio. Guardate un po' cosa dice Giovanni nella sua prima lettera al capitolo 4. Carissimi, carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Viene da Dio l'amore. Dice qui Giovanni, guardate che amare è da Dio. Quindi non sbagli se ami. Se tu stai amando, non stai sbagliando. Dove dobbiamo comprendere il concetto di amare? E non voglio fare, come dire, un'esegesi, agapeo, lo sappiamo già tutto questo, no? Ma voglio andare ancora di più all'essenza. Amare è da Dio. Significa che amare significa amare. E amare non significa che c'è un momento in cui devi amare e un momento in cui non devi amare. Amare è amare. È infinito. Cioè amare significa che in qualsiasi cosa tu ti stai trovando o in qualsiasi circostanza tu stai attraversando, tu devi amare. Tu devi amare. Stai attraversando momenti bui? Stai pieno di tasse? Tu odi quel postino che ogni giorno ti porta qui Italia? Amalo. Amalo. Qualsiasi cosa ti sta accadendo, davvero te lo sto dicendo, amalo. Perché amare è da Dio. E voglio adesso dare l'attenzione, perché quando ci sarà quella cosa che toccherà il vostro cuore, io mi aspetto da voi tre wow. Sapete perché l'amore è da Dio? Perché chiunque ama è nato da Dio. Se tu non hai questo amore continuo,
dobbiamo dire stasera: Signore, io ti amo, voglio nascere in te, voglio rinascere in te. Perché l'uomo rinato lava il passato, l'uomo che è rinato mette da parte il passato, mette da parte tutto quello che è della carne e si impegna a vivere per amare. Il mio obiettivo è amare sempre, anche quando tu trovi quell'interista che ti passa davanti, che ti fa, che c'è stato, no? Tu lo ami, poi ti prendi la vendetta, che poi in Coppa Italia tu passi e li fai. Sto dicendo, amare significa amare le persone, non quando quelle persone ti fanno comodo o quando ti stanno dando un aiuto, ma le devi amare soprattutto quando ti fanno del male. Ma nel corpo di Cristo, dice qui, chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Perché se tu conosci Dio, aia, voglio un wow qua, un solo wow, non era previsto, una rivelazione last minute. Quando tu fai quell'incontro con Dio, quel primo incontro, che tu vai tutto sporco, pieno di fango, con il fango tutto nel pantano, no? Vi è mai capitato di andare davanti a Dio, di andare con la testa china, la coda fra le gambe, come quando tu stai andando da mamma che sai che le devi prendere? Noi, il primo incontro che abbiamo fatto con Dio è stato così, no? Non conoscevamo il suo amore, la sua grazia. E quando ne siamo andati così a dire: Signore, volevo, ho detto: ehi, vieni, fatti abbracciare. Lui non si è preoccupato che tu eri sporco, lui non si è preoccupato che qualsiasi cosa tu avevi addosso, lui ha voluto, la prima cosa che ha voluto darti è l'amore. Per questo tu dici: se tu stai amando, vuol dire che tu quel Dio lo hai incontrato. Perché quando tu l'hai incontrato, lui non ti ha castigato, ti ha detto: io ti amo. Amen? Questo è il primo wow. Non è che avete mangiato la cipolla, no? Che se tutti insieme fate wow, io me ne vado in estasi. Andiamo avanti. Chi non ama non ha conosciuto Dio, ma può ancora conoscerlo. Se hai difficoltà, o se abbiamo difficoltà ad amare ancora di più, allora il nostro approccio questa sera è: voglio conoscerti di più, voglio conoscerti in profondità, perché io riesco ad amare l'interista, ma il laziale no. Non è possibile. E quindi ho bisogno di conoscere di più il Signore per poter amare Lui. Poi dice Giovanni: perché Dio è amore. Un doppio wow. Quando io sto amando, doppio wow viene adesso, quando io sto dando amore all'aziale, sto mostrando Dio. Perché lui dirà: come caspita fa quello ad amarmi dopo tutto quello che io gli ho fatto? Io gli sto mostrando il carattere di Dio. Io gli sto mostrando chi è Dio. Oggi sono stato a un funerale. Ahimè, abbiamo rappresentato la nostra comunità, è andata con il Signore una sorella. Vi posso garantire, mi ha fatto una tenerezza unica. Il papà della defunta, è un ex pastore tra l'altro, che conoscete, è salito sul pulpito. Ragazzi, lo sai cosa ha fatto? Ha evangelizzato in una maniera incredibile, davanti al cadavere della figlia, un dolore immenso, a una certa età, che il pastore Aldo è avanzato di età, è salito su quel pulpito e ancora una volta ha predicato il Vangelo della salvezza, ancora una volta ha predicato l'amore. Io quando sono sceso l'ho abbracciato e gli ho detto: tu per me continua a essere un esempio di vita. E mi sono spaparazzato, mi sono abbracciato, perché è di una tenerezza unica. L'ho conosciuto poco, ma tutte le volte che lo incontro mi insegna qualcosa. Lui ha dato a quelle persone
amore. Lui ha dimostrato che nonostante il momento di dolore, un momento di tristezza, una dipartita di una figlia strappata, lui ha dimostrato che l'amore di Dio supera ogni cosa e che con la morte non si scherza. Alleluia. Mi sono sentito amato dal Signore in quel momento. Ma non è questo che voglio dirvi. E allora dove vogliamo dimostrare? Vittoriano mi direbbe: pastore, Dio è amore, dimostramelo. Te lo dimostro che Dio è amore. Perché Dio ha tanto amato il mondo. Dio non ha amato chi accetta Gesù. Senti, se accetti mio figlio Gesù nel cuore, io ti amo. Questo è amore condizionato. Dio ha amato in maniera incondizionata, cioè a tutto il mondo, nonostante le persone fuori gli stanno voltando la faccia, gli stanno parlando male, nonostante vanno a Sanremo a cantargli contro e a dirgli contro, Dio fa un altro Sanremo dei cieli e gli dici: e io vi amo. Vorrebbe cantare la canzone di Tozzi dal cielo: ti amo. E allora poi viene, purtroppo per Dora che non lo sa, Dora chi si mette avanti viene coinvolto nella predica. Per cui poi Mary mi domanda: ok, Dio ha tanto amato il mondo, e che ha fatto? Cosa ha fatto? Ha dato. Non ha detto, ha dato. Quindi quando una persona ama, dà. E quando c'è un nemico che devi amare, tu devi dare. Cosa? L'altra guancia. Imparare a dare l'altra guancia e farti prendere a schiaffi, a dare tutto te stesso fino alla fine, pur di dimostrare amore. E Dio ha dato Mary, l'ho detto prima, il top che aveva. Dio ha dato il meglio. Dio poteva mettere sulla croce un angelo, poteva prendere anche un angelo il più brutto che aveva, cioè vai tu per favore. Invece ha detto: no, io do il meglio e do mio figlio, perché Dio quando ci ama e quando ha dimostrato questo amore ha dato il meglio e ha dato qualcosa che gli è costato. Gli è costato un figlio. Quando vi devo dire questa cosa, poi andate a vedere la scrittura, lo leggete. Quando Abramo doveva sacrificare Isacco, se leggete bene la scrittura c'è una rivelazione. Lui dice: vabbè, noi adesso stiamo andando lì che devo fare questa cosa, ma Abramo disse una cosa: poi torniamo. Fateci caso. Abramo stava andando a uccidere il figlio, ma mentre stava dicendo questo, molti non se ne sono accorti, dice: ma poi noi torniamo. Quindi Abramo sapeva che Dio non gli avrebbe mai tolto suo figlio, ma Dio voleva vedere il gesto di Abramo. Leggetelo. Tant'è vero che mica gli disse al figlio: non ti preoccupare Isacco, ti devo uccidere per Dio, devo essere obbediente, non te la prendere con me. Non gli disse niente. E non dubitò, ubbidì. Abramo cosa stava dando? Qualcosa che gli costava. Abele e Caino. Chi ha dato qualcosa che gli costava? Caino, che non riusciva a dare quello che gli costava perché era carnale, è stato preso dalla gelosia, dall'invidia, ed è finito. Perché chi ha l'amore di Dio, dà. Dà. Dice: ho mandato mio figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, Caino, abbia vita eterna. Abele. Vi piace questo? Amen. Andiamo a scoprire il famoso Cantico dei Cantici, un libro che nelle chiese non si legge mai. Ci voleva Benigni per aprire il Cantico dei Cantici, vero? Quanti di voi hanno letto il Cantico dei Cantici? Sapete che cos'è il Cantico dei Cantici, vero? È una bellissima storia d'amore, parla anche di erotismo. L'erotismo è qualcosa che il Signore ha voluto che noi sperimentassimo all'interno del matrimonio. È una benedizione. Poi è stato un po' storpiato
E poi è anche l'immagine, no? Di quello che è l'amore tra Cristo e la sua sposa. È un libro d'amore bellissimo. Hai bisogno d'amore? Quanti di voi hanno bisogno di amore? Leggetevi il Cantico dei Cantici e riempitevi di cuoricini. Guardate qui questa donna. Ci sono venuto nel mio giardino, o mia sorella, o sposa mia. Qui dobbiamo cogliere l'amore che Gesù vuole darti. Quanti di voi questa sera hanno bisogno di amore? Apri il tuo cuore, togli il tappo, fai e rifatti riempire il cuore di questo amore che Dio ci vuole dare stasera attraverso la sua scrittura. Vogliamo dire, Signore, grazie per questa scrittura d'amore. Amen. Ci sono venuto nel mio giardino, mia sorella, o sposa mia, ho colto la mia mirra, i miei aromi, ho mangiato il mio favo di miele, ho bevuto il mio vino e il mio latte. Amici, mangiate, bevete, inebriatevi d'amore. Cioè tutto quello che ho appena preso per voi è vostro. Ma non finisce qui. Verso 2. Io dormivo, dice questa donna, ma il mio cuore vegliava. Cominciai a sentire la voce del mio amico che bussa e dice: aprimi, sorella mia. Gesù ha detto: io non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Apri, colomba mia. Che bella immagine Gesù ha di noi. Siamo delle colombe. O mia perfetta. Vuoi dire alla persona accanto a te: la smetti di vederti imperfetto, perché agli occhi di Dio sei perfetto. Amen. Gesù ci dice: tu sei perfetto. Guardate come gli risponde: poiché il mio capo è coperto di rugiada e le mie chiome sono piene di gocce della notte. Andiamo avanti, va incalzando, incalzando. Io mi sono tolta la gonna, come la rimetterei ancora? Mi sono lavata i piedi, come li sporcherei ancora? Gesù sta nel giardino, dice: io sto pronta per andare a dormire, che faccio? Devo uscire fuori, mi devo vestire, mi devo sporcare? No, un po' come fanno le donne moderne. Mamma fa il suo servizio, mamma vuole andare a dormire, sono stanco, me lo fa, dai, fai tu, cuoci tu il latte, fai tu queste cose. Dice: no. Il verso 4. L'amico mio ha passato la mano per la finestra. Non ti scomodare, vengo io da te. Non ti scomodare, apri la finestra, che io metto la mano, ti tocco. Il mio amore si è agitato per lui. Se questa sera vuoi sperimentare le farfalline nello stomaco, Gesù dice: io voglio dimostrarti quanto ti amo. Tu questa sera, se aprirai il cuore a Gesù più delle altre volte, o senza limiti, senza dubbi, senza perplessità, lui ti farà vedere quanto ti ama. C'è un nemico che devi cacciare via questa sera, che non vuole che accada questo. Si chiama incredulità. Mandalo via. Manda via lo spirito di incredulità. Mandalo via. Poi dice: mi sono alzata per aprire al mio amico, è venuto alla finestra. Lui è stato così gentile da non farmi sporcare e le mie mani hanno stillato mirra, le mie dita mirra liquida sulla maniglia della serratura. Gesù sta dove nemmeno te l'aspetti, proprio vicino a te, proprio vicino al tuo cuore, proprio vicino a quella porta. Aprili. Prova a sperimentare questo stasera. Dice: pastore, chi non ho chiamato? Silvana. Silvana dice: pastore, io belle parole, ho cacciato via lo spirito di incredulità, ma voglio di più. Vuoi di più? Manco la bocca devi aprire. Silvana: ora così parla il Signore, il tuo creatore. Oh oh, se tu esisti è perché qualcuno ti ha creato con amore. Colui che ti ha formato. Non temere, perché ti ho riscattato
ti ho chiamato per nome e tu sei mio. Ma che belle parole d'amore. Se tu provi a chiudere gli occhi e sentire quella voce che ti sta sussurrando adesso, non temere, tu sei mio, tu sei mio. Sentila questa voce stasera. Davanti alle tante voci che ti hanno voluto confondere, distrarre, allontanare, caccia via lo spirito di incredulità, caccia via tutto questo, sturati le orecchie dal cerume carnale e senti questa voce. Senti di chiamato per nome questa sera. Nico, tu sei mio, non preoccuparti. Senti di chiamato per nome. Non ho finito. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. E quando dovrai attraversare i fiumi, essi non ti sommergeranno. E quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato. E la fiamma non ti consumerà. Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto. L'Etiopia e Seba al tuo posto. Sono posti dove molto ricchi. Silvana, mo arriva la dichiarazione d'amore. Mo arriva la dichiarazione d'amore. Sei pronto? Perché tu sei prezioso ai miei occhi. Senti queste voci che Dio sta dicendo direttamente a te. Magari tu vuoi sentire queste cose da una persona cara, da tua madre, da tuo padre, da qualche fratello, sorella, da tua moglie, da qualche parente, da qualche amico. Tu ti aspetti di sentire queste cose. Io ti dico, non ti illudere. Queste cose te le può dire solo Dio. Non ti illudere. Che poi te le dica mamma, papà, gloria a Dio. Ma se tu hai bisogno di sentirti queste cose, chiudi i tuoi occhi e di Signore, riempi il mio cuore di queste parole, perché io voglio queste parole, sto aspettando queste parole. E lui ti dice, tu sei prezioso ai miei occhi. Ascolta adesso, chiesa, sei stimato. Meraviglioso sapere che Dio ha piena stima di te. Dici, ma io sono un peccatore. Lui lo sa che tu sei un peccatore e ha già risolto perché tu sei un peccatore, ma ha stima di te. E poi quella parola magica, io ti amo. Senti, ti ho chiamato per nome stasera. Nico, io ti amo. Perché abbiamo bisogno di ricevere questo amore. Poi dice, io do degli uomini al posto tuo e dei popoli in cambio della tua vita. Amen. Soddisfatta Silvana dice, beh, mi hai detto qualcosa in più. Ma Giuseppe dice, pastor, alza, alziamo. In quel tempo, dice il Signore, io sarò il Dio di tutte le famiglie ed essi saranno il mio popolo. Sì, parla il Signore. Il popolo scampato dalla spada ha trovato grazia nel deserto. Io sto per dare riposo a Israele. Ascolta adesso. Dai tempi lontani il Signore mi è apparso. Sì, io ti amo di un amore eterno. Dì alla persona accanto a te, mettiti l'anima in pace, che l'amore di Dio per te non finisce mai, non finirà mai, non finirà mai, non finirà mai. Non dipende da te, non dipende da quello che fai, non dipende da quello che dici, non dipende da quello che sei. Dio ti ama perché sei suo. Amen. Perciò ti prolungo la mia bontà. Sei soddisfatto? Amen. Possiamo andare a casa. Io ti ricostruirò e tu sarai ricostruita, Vergine Israele,
vergine, pulita, senza macchia. Tu sarai di nuova donna dei tuoi tamburelli e uscirai in mezzo alle danze di quelli che gioiscono. L'ultimo? L'ultimo? Vediamo chi è attento adesso. Vediamo chi è attento adesso. Vi ricordate quando Gesù lo hanno fermato? Per dire, Signore, Signore, se tu sei Dio, no? Mi hanno dato una lista di comandamenti da mettere in pratica. Ma fammi capire, qual è quello più pericoloso, quello meno pericoloso? Gli stavano chiedendo a Dio. Qual è quello più grande fra tutti questi comandamenti? No, io lo voglio sapere. E Gesù come ha risposto? Ama il tuo prossimo come te stesso. Tu basta che ami e hai adempiuto tutti i comandamenti. Pastore, ma che sta dicendo? Se ami non provi gelosia. Se ami non sei invidioso. Se ami non vuoi il male degli altri. Se ami vuoi che l'altro cresca più di te. Se ami fai qualcosa per l'altro, non per te stesso. Se ami non sei egoista. Se ami dai contributo. Se hai l'amore fai tutto questo. Quello sta dicendo Gesù. Ma questa è una tua deduzione. No, non è una mia deduzione. Perché la Bibbia si interpreta con la Bibbia stessa. Spirituali, aprite gli occhi. Non abbiate altro debito con nessuno. Se non. Di amarvi gli uni gli altri. Se non stai amando, lasci un debito. Perché chi ama il prossimo? Chi ama il prossimo ha adempiuto a tutta la legge. Questi sono i tre wow. Se tu stai amando il prossimo, hai messo in pratica tutta la legge, tutta. Perché è con l'amore che si mette in pratica la legge, non con gli sforzi umani e né con la mente. Perché con la nostra mente noi i comandamenti non li possiamo mettere in pratica. È difficilissimo. I comandamenti si mettono in pratica con l'amore. Se tu hai l'amore di Dio, hai adempiuto tutta la legge, ti viene facile, ti viene spontaneo, ti viene naturale. Perché sei nato di nuovo e hai conosciuto Dio. Amen? Infatti... non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Amen. Ama il tuo prossimo come te stesso. E tu hai rubato, e tu hai fatto quello, e tu hai fatto quello, e tu hai fatto quello. Ama il tuo prossimo come te stesso. Il discorso è che se non stai amando il tuo prossimo, non stai amando nemmeno te stesso. E se non stai amando nemmeno te stesso, io ti invito a incontrare Dio e a lasciarti riempire del suo amore. Perché con il suo amore, io e te possiamo adempiere alla scrittura. E attraverso quell'amore. L'amore non fa nessun male al prossimo. Me lo leggi per favore? Alleluia. L'adempimento della legge qual è? L'amore. Gesù, l'amore, non è venuto ad abolire la legge, è venuto a confermarla e ad adempierla. Amen. Lo stesso Paolo poi ha detto, giusto per chiudere un po' il cerchio, pastore, tu mi hai detto che chi ha conosciuto Dio ha conosciuto l'amore, chi ha incontrato Dio ha incontrato l'amore. Ok, come si incontra Dio? Quando il suo spirito entra dentro di te, quando tu fai un incontro sovrannaturale e quando tu nasci di nuovo, tu produci un frutto diverso da quello che era prima. Cioè, se l'amore di Dio vive dentro di te, il tuo frutto è diverso. È vero o no?
qual è il frutto che Gesù ci chiede di portare? L'amore. Vedete quella parabola dei tralci e la vite, no? Il frutto è l'amore, caro Stefano. E ti faccio riflettere su una cosa che Paolo ha detto a Galati, capitolo 5. Dice, il frutto dello Spirito, invece, è amore. Guardate, noi dobbiamo dare importanza anche al fatto che questo frutto, perché non parla di frutti dello Spirito, parla di frutto. Quindi significa che è uno solo. Allora come lo dobbiamo immaginare questo frutto? Lo immaginiamo come un arancio. Un'arancia, scusate. I vari spicchi. Faccio una domanda a Stefano, perché la prima fila è esaurita, ma passiamo alla seconda. Stefano, tu compreresti mai un'arancia che gli manca uno spicchio? Perché? Manca uno. Così un cristiano. Può essere mai un cristiano, può avere tutto senza una cosa di quelle? Cibuz. Guardate Paolo, l'insegnamento che ci dà. Invece, il frutto dello Spirito invece è amore. E mette l'amore al primo posto. Mette l'amore come primo spicchio. E cosa sta dicendo? Se non hai amore, puoi avere gioia? Se non hai amore, puoi avere pace? Se non hai amore, puoi avere pazienza? Se non hai amore, puoi avere benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo? Cerca l'amore. Cerchiamo questa sera l'amore. Cerchiamolo. Stai chiedendo pazienza? Chiedi prima l'amore di Dio. Stai cercando autocontrollo? Ah, non voglio stare più qua. Chiedi l'amore di Dio. Stai cercando, che so, gioia, pace? Cerca prima l'amore di Dio. Certo. E l'amore è paziente. Voglio farvi un giochetto. Quanti di voi vogliono fare un giochetto con me stasera? La parola di Dio è il più grande libro di matematica, vero? Siete d'accordo con me? Abbiamo letto all'inizio una cosa, Dio è? Quindi vogliamo sostituire la parola amore con Dio qui. Dio è paziente. Dio è? Dio? 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 Ma? Vuoi andare tutti indietro? Ah no, Dio? 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 Ok, siete caduti nella più grande trappola del pastore Nico. Vuoi andare indietro da capo? Se Dio vive dentro di te, cambiamo Dio con il tuo nome. Vediamo, ti ritrovi? Oh, 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 pastore Ferro, dai, ti prego, se Dio vive e l'amore di Dio vive dentro di noi, mettendo il nostro nome ci dovremmo trovare. E quindi Nico è paziente, ops, Nico è benevolo, mi ritrovo benevolo, Nico non invidia, verissimo, Nico, l'amore di Nico non si vanta, Nico non si gonfia. Incominciamo a vedere che qualcosa, alcune cose vanno e alcune cose non vanno. E dove non vanno questa sera dobbiamo dire, Signore, riempimi qui del tuo amore, perché io qui sto mancando, riempimi qui. Dobbiamo fare questi test. Vi è piaciuto il giochino? Va bene, vai avanti. No, 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 loro giocano perché si fidano. Quanti si fidano di me? Vi l'ovvio. Ora, poi Paolo continua e dice, perché se non hai l'amore, no? Saresti come un cembalo risonante, dice in questi versi, no? Cioè, se tu puoi essere bravo quando vuoi, puoi saper guidare il calcestruzzo più grande,
puoi saper fare gli arancini più buoni, saprai fare l'espressino migliore, saprai servire la pagnotta di pane più bella, che ne so, ma se non hai l'amore non serve a niente. Pastore, guarda, tu predichi bene, sei simpatico, ma il fatto che non c'hai amore mi dispiace, perdi tutto. Effettivamente è così. Infatti Paolo conclude questa lettera dicendo: ora dunque tre cose durano: la fede non finisce mai, la speranza è un qualcosa che il Signore ci ha dato, che ci mette pace, ci mette tranquillità, quella speranza che Lui ritornerà, quella speranza che un giorno staremo per sempre con Lui, amen, quella speranza in cui non vivremo più dolore, sofferenza. Che bello, speranza che le cose possano cambiare. La speranza, quando uno prega con fede e speranza, ti tranquillizzi, prendi le ansie e le cacci, porti all'esistenza le cose dai cieli sulla terra. E poi l'ultima cosa, dice: l'amore durerà per sempre. Perché? Mi date la conferma che l'amore durerà per sempre, biblicamente parlando. Ok, ma la conferma che l'amore di Dio dura per sempre. Lui è eterno, io sono l'alfa e l'omega, io sono l'inizio e la fine, io non finisco mai, quindi l'amore è eterno. Dice: però se proprio dobbiamo scegliere tra tutte quelle tre, la più grande di essa è l'amore. Qual è il compito del figlio di Dio? Ricercare l'amore. Quando tu ricercherai l'amore sarai obbediente a tutta la scrittura, perché Lui ti convincerà e tu con amore lo farai. Tutto viene fatto con amore. Tutto quello che si fa nella Chiesa lo fai perché hai l'amore di Dio. Perché se lo vuoi fare con il tuo amore, voglio dirti questo, ha un inizio e ha una fine. L'amore terreno, l'amore eros, ha un inizio e una fine. Senti, voglio dirti questo, dopo 40 anni di matrimonio non provo più niente per te, pacco postale. Noi esseri umani siamo fatti così, non provo più niente per te, perché il nostro amore finisce. Non voglio venire in più in chiesa, non voglio più fare questo. L'amore carnale finisce, ma Dio ci chiama a vivere con il suo amore, che è eterno. E ogni cosa che tu fai, la fai perché hai il suo amore, non il tuo amore. Prova a immaginare se io vi dovessi pasturare con il mio amore. Da Moe che me ne era andato già. Era già finito, esaurito, tutto finito. Grazie all'amore che Dio mette nel mio cuore, che io vi sto vicino, vi aiuto, vi conforto, vi ascolto, che più faccio? Mangiamo insieme, quale amore? Quanti di voi vogliono dimostrare l'amore che avete perché, che voi avete per me? Solo loro e due vogliono dimostrare l'amore che... Già Dora mi amava. Amen. Perché vedete, da tanti anni avevo il numero del telefono di lei, di Anna. Poi ho fatto della voce di cui trovavo sempre questo quaderno con i maschi di una battaglia. Ma non è il numero proprio di niente. Ebraica. Ha un cuore incredibile, poi cioè, ve la potete tranquillamente ascoltare, spappolare. E va pieno d'amore. Non sapevo questo. Non sapevo, grazie Dora, non sapevo questa cosa. Ecco i frutti, come si raccolgono quando tu lasci un segno, come lo raccogli. Ora, ritornando all'amore. Quanti di voi
vogliono dimostrare l'amore che voi dimostrate per me, a parte Antonio e Anna Maria, nessun altro. Ok, per esempio, mi potete invitare a mangiare il popo crudo, i ricci. È una dimostrazione d'amore. Poi fermati che ti liberiamo. Ok, vogliamo leggere l'ultimo verso? E poi ci rinchiudiamo in preghiera. Ascoltate bene adesso. Sapendo che non con cose corruttibili. Sto leggendo, io prendo appunti, la prima lettera di Pietro, dal capitolo 1, verso 18 e 19. Non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandato dai vostri padri. E secondo voi come siamo stati riscattati? Sì, certamente. Certamente. E cosa ha fatto Gesù? Ha fatto così. Immaginate che questa è la croce. Va bene, papà. Ha fatto così. Va bene, papà, se lo dici tu, devo andare a morire per quelli scelerati. Mo vado. Lo devo fare proprio? Cioè io posso morire per Vittoriana, ma per Giulia però, eh? Lo devo proprio fare? Ha fatto questo Gesù. Ha fatto così. No, ma non ti preoccupare. Forse non hai capito. Io ti amo e faccio io. Se non me lo fai fare, mi fai essere disubbidiente a papà. Lo devo fare. Guardate il verso 19. Ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Amen. Questa è la dimostrazione di Gesù. E se tu non hai compreso Gesù quanto ti ama, o se tu ti stai ancora identificando con non sono degno, l'ho fatta sporca, l'ho fatta grave, posso dirti questo: nessuno di qui presente è degno, nessuno lo è, ma grazie al suo amore noi siamo resi degni in Cristo, e questo ci basta per metterci l'anima in pace, per prenderci le nostre responsabilità, per riempirci del suo amore. E quindi questa sera andiamo a fare una bella dose di preghiera, che tu possa essere riempito del suo amore. E non solo, ma una volta che sarai riempito del suo amore, è inevitabile che tu debba fare gesti d'amore, perché l'amore va dimostrato. Come Gesù era pieno d'amore e ha dimostrato praticamente andando sulla croce e versando quel sangue, io veramente ti invito a far fare pulizia nel nostro cuore e a farlo riempire solo del suo amore, perché il frutto che tu produrrai sarà pace, amore, benevolenza, e farai gesti d'amore, sarai amore anche per le persone che ti stanno qua, perché se le persone che ti stanno qua non le riesci ad amare, allora questa sera devi dire: Signore, ho capito questo, voglio conoscerti. Dai, adesso chiudi una parentesi religiosa e apri una parentesi spirituale. Voglio conoscerti, per cui non mi farò uscire fuori dal giardino, che ho i piedini appena puliti, ho messo il pigiamino, ma passa dalla finestra, tocca quella maniglia, perché voglio arrivare lì. Amen. Mettiamoci in piedi. Questa sera abbiamo anche il nostro love acceso. No, spegni, guarda, abbiamo il love acceso, guarda. Ma tu... Okay.